Siamo al Future Channel, siamo con Camera di Commercio, con Rete 7 ovviamente, con i ragazzi di Don Bosco che si occupano della parte editoriale, registica, creazione di contenuti e quant'altro, oltre alle troupe di Rete 7 che viaggiano per il salone, oltre a questi splendidi, questo splendido pubblico fatto da tanti bambini, oggi anche qualche famiglia. Le sale si stanno riempiendo dopo la pausa pranzo ed è venuto a trovarci Walter Rolf. Buona giornata, benvenuto. Buona giornata a voi, grazie mille, è un piacere essere qui tra amici e con voi per parlare di meravigliose magie. Meravigliose magie, allora iniziamo così, che cosa faresti scomparire, che cosa faresti apparire in questo salone del libro? I presenti rimangono, altrimenti poi fa puff, io e te spariamo e resta solo lui. Quindi... Ah, io farei apparire un sacco di maghi. Perché i maghi portano felicità, portano serenità e poi la magia ha un metamessaggio importante perché ti insegna a credere che nulla sia impossibile. E quindi anche in un momento storico in cui per tanti sembra già difficile fare il possibile, ci sono forme di pensiero che insegnano a realizzare l'impossibile. E allora farei apparire maghi per tutti. Maghi per tutti. Effettivamente quest'anno, devo essere sincero, mentre negli anni passati spesso vi erano incontri, tanti incontri dedicati alla magia o al mentalismo come parte legata alla magia, quest'anno un po' meno. Non, dal programma, non lo so, magari me l'hai fatto venire in mente adesso. Forse perché noi stiamo organizzando un campionato europeo di magia che sarà... Lo festeggerà San Vincent. Esatto, e quindi abbiamo collezionato tutti i maghi e li abbiamo tutti noi. Sono circa 3.000 maghi che stanno raggiungendoci in Valle d'Aosta. 17, 18, 19 maggio, uno spettacolo pazzesco, ci sono più di 3.000 maghi, circa 150.000 spettatori live e poi abbiamo uno spettacolo che si chiama Dream Magic, cioè la magia che fa sognare, al Palais di Saint-Vincent, 17, 18, 19 maggio, con 10 artisti incredibili. Pensa che c'è Xavier Mortimer, che è l'artista più cliccato del mondo, con 15 miliardi di visualizzazioni. Che non è quello di Sherlock Holmes. No, no, non è lui, no, non è il Moriarty, ma è Mortimer. E pensa che se guardate il suo sito, fa delle cose pazzesche e noi ve le facciamo vedere dal vivo. Quindi vedete quello che quando guardiamo i siti online, sì, certo, c'è un trucco televisivo, invece no, vedrete dal vivo cose che farete fatica a credere che siano possibili. Ma a me contagia sempre il suo entusiasmo. Qual salone del libro? Presenterai qualche cosa? Sì, ho presentato il mio libro nuovo che è in uscita, che si intitola per Sperling e Kupfer, che si intitola Le aziende felici lo fanno meglio, asterisco il budget. Perché in un momento storico in cui le persone... Quanto c'è di magia? Tanto, perché è un modo di pensare diverso, ma è poi la magia dei rapporti umani. Cioè la magia di credere che il successo di un'azienda dipenda dalle persone che costituiscono questa azienda. E quindi se non diamo valore alle persone non daremo mai veramente valore alla nostra azienda. Ma che cosa vuol dire occuparsi di magia nel 2024? Vuol dire aiutare la gente a sognare, perché la magia è straordinaria perché tu sogni quando vedi uno spettacolo di magia e credi per 2 ore che quello che vedi sia possibile, che è un regalo prezioso che vivi soltanto quando sei bambino. Quando sei bambino credi che tu diventerai un astronauta, credi che le persone possano volare. Ecco, uno spettacolo di magia ti insegna, anzi ti regala 2 ore in cui pensi come un bambino, svuoti la testa, vivi di sogni, di serenità, quindi è un regalo pazzesco. Senti, io la domanda te la devo fare. Vai. Ma il mago Casanova, sì, di Striscia la Notizia, è un vero mago e farlocco? Non lo so, io c'è un codice, no, tu lo sai, c'è un codice deontologico, dici, nel manuale di Harry Potter, pagina 77, non si parla mai degli altri maghi. Giusto. In realtà, a prescindere da tutto, è importante... Comunque lui, ecco, porta un po' di simpatia nelle case degli italiani, sì, quindi... E poi si parla di magia, perché il problema della magia, che è fondamentale, è che la magia è un'arte straordinaria. Io sono felice quando vengono ai nostri spettacoli di Masters of Magic perché dicono, per dinci bacco, proprio così, non pensavo che la magia fosse così bella. Perché se tu vai in un piano bar e senti un cantante stonato, non pensi che la musica faccia schifo, pensi che quello sia stonato perché sai che c'è Céline Dion. Mm-hmm. Se tu vai a vedere un mago sfigato che non è tanto bravo, tu pensi che la magia faccia schifo perché non hai mai visto il Céline Dion della magia. Mentre c'è, e sono quelli che e noi... E si trovano tutti a San Vincent. Tutti a San Vincent. Perfetto.
torno al tuo libro per Sperling & Kupffer, sì. No? Le aziende lo fanno meglio il budget, giusto? Sì, le aziende felici. Le aziende felici lo fanno meglio il budget. Allora, noi abbiamo appena avuto un consesso di grandi rappresentanti di unioni industriali e aziende locali. Il nostro tessuto imprenditoriale, Camera di Commercio di cui siamo ospiti ce lo racconta bene, è fatto di piccole e medie imprese dove c'è ancora l'imprenditore. Allora, partendo dal tuo libro, facci una sintesi, un bignami delle aziende felici lo fanno meglio il budget. Piccolo imprenditore, tre cose che dovresti fare e tre cose che, guarda, queste è proprio meglio se non le fai. Ok, allora, quanto tempo ho? È tutto quello che vuoi. Ah, allora te lo racconto. Dobbiamo imparare. Anche perché un mago sa modificare la linea del tempo. Sì, 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 il mago sì, ma poi Manera un po' meno. Oh, ok. Devo fare attenzione a Manera. Allora, il segreto è questo. Viviamo in un momento storico di grandi rivoluzioni. L'assunto fondamentale è che tutto quello che non fa battere il cuore alle persone è una commodity. E le commodity verranno comprate online. Che cos'è una commodity? La commodity è un bene che non ha un valore specifico, quindi tutto quello che non fa battere il cuore alle persone verrà sostituito e quindi verrà comprato online su Amazon. Se tu sei una piccola e media impresa e vuoi avere clienti, devi trovare il modo di stupirli ed emozionarli e di fare quello che Amazon non fa, perché Amazon è perfetto, ti vende in tempo giusto, arriva tutto puntuale, se una cosa non ti piace te la cambia, quindi Amazon è perfetto. Se io devo battere Amazon devo essere perfetto e in più emozionare i clienti. Quindi il segreto sono le emozioni, perché in un mondo completamente digitale tutto quello che non emoziona le persone diventa inutile. Uscire dalla banalità del consumo e dare un senso più alto a quell'acquisto, più emozionale. Dare un motivo alle persone per entrare da te invece che stare comodamente spiaggiato sul divano e cliccare compulsivamente su Amazon e comprare. Più uno. Oppure gestire tutto con un'app. Quindi se tu non fai battere il cuore alle persone verrai sostituito. E sia verrai sostituito nel caso in cui tu venda e nello stesso modo tu come azienda verrai sostituita. Se tu non sai ingaggiare emozionalmente i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori andranno a lavorare per qualcun altro. Quindi che tu sia un'azienda che deve fatturare, che tu sia un'azienda, arrivo, mi faccio Massimo, ecco, guarda. Maghi, finisco solo, che tu sia un'azienda che deve fatturare, che quindi deve avere dei clienti, che tu sia un'azienda che deve assume dipendenti, fai battere il cuore alle persone. Ha fatto comparire un altro ospite. Ha fatto comparire un ospite. Che è un mago. E Massimo Polidoro, benvenuto. Parlavi di emozioni, lui esce dall'Arena Buxto, ha incontrato tanti giovani, a parlare di tra logica ed emotività. A questo punto la palla te l'ha passato. Che cosa avete raccontato a questi giovani? Prendo questo. Sì, va benissimo. Beh, abbiamo parlato di Sherlock Holmes. Vedi che lui parla di Harry Potter, io parlo di Sherlock Holmes e dell'arte di ragionare. Perché Sherlock Holmes rappresenta proprio il simbolo della logica, della razionalità, anzi è proprio la razionalità concretizzata in un individuo, se non fosse che è un individuo della fantasia, nella realtà non esiste. Quindi quando ci si chiede, ma noi potremmo diventare come Sherlock Holmes, potremmo ragionare come lui, vedere quello che gli altri non vedono, capire le bugie, eccetera. Ricordiamoci questo, noi siamo degli esseri umani, non siamo fatti di fiction, non siamo fatti di letteratura e siamo delle creature emotive, profondamente emotive, che ogni tanto ragionano. Però alcune cose insomma le possiamo imparare in certi momenti, non possiamo fare sempre, essere sempre logici. Non siamo un computer. No, esatto, ma quando c'è da prendere decisioni importanti che riguardano la salute, che riguardano il futuro, forse è meglio non lasciarsi trascinare in quel caso dalle emozioni, ma essere razionali. Lasciamo un attimo la palla a Massimo perché sappiamo che al treno deve correre via e ci saluterà, a meno che tu non abbia qualche magia in serbo. E in questo compito di saper utilizzare la ragione, no? E anche distinguere quando il nostro ragionamento è condizionato da questioni emotive, abbiamo un gap proprio culturale legato anche al mondo della scuola, dove si insegnano tante cose, ma tra virgolette quella materia che dalla Grecia antica veniva studiata, che è la logica, quella cosa strana, un po' bruttina, che si chiama sillogismo, ma che ci permette di mettere insieme e di dire a me piacerebbe questo, ma se tolgo da parte quei condizionamenti sociali, emotivi, eccetera, forse potrei anche valutare quest'altro. Questa è proprio una delle cose che mancano nel nostro sistema scolastico, cioè si insegnano le materie scientifiche, si insegna la fisica, la chimica, la matematica naturalmente,
ma non si insegna il ragionamento scientifico, il metodo della scienza e quindi anche la logica e quindi anche l'argomentazione, perché no? A far funzionare cioè il nostro cervello al di là dell'acquisire nozioni, al di là dell'assorbire. Mi sembra quel sillogismo che si trova nei bagni dei licei: più studi più sai più dimentichi, risultato cosa studi a fare, no? Effettivamente la forma è quella del sillogismo, sotto ci abbiamo due o tre gap. È così, perché noi le nozioni ce le dimentichiamo quando finisce la scuola, a meno di non fare il fisico, il biologo, il matematico, ce le dimentichiamo perché non le usiamo, ma se ci abituiamo a usarle invece le tecniche per ragionare, per affrontare, per sviluppare una capacità di analisi critica della realtà, quelle ce le portiamo appresso per tutta la vita, no? Diventiamo poi cittadini più competenti, più formati, capaci di fare delle domande. E purtroppo questo invece manca ancora ed è lasciato alla buona volontà di tantissimi straordinari insegnanti che devono però inventarsi dei sistemi per farlo. La logica però di... Noi stiamo, in prossimo anno ci sarà il campionato del mondo di magia qui a Torino, che faremo qui a Lingotto, e abbiamo creato un progetto con la Regione Piemonte per andare a insegnare ai bambini delle scuole elementari, che poi saranno gli ambasciatori del campionato del mondo, magia, perché la magia è una forma, parlando in modo concreto, è una forma estrema di problem solving, cioè i maghi inventano dei problemi inutili per poi risolverli, quindi ti alleni a pensare. E allora andremo a insegnare ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari a pensare come un mago, che poi è una forma funzionale per risolvere problemi, quindi è un abilitatore pensiero logico. La fallacia dei sensi dell'intelletto, c'è cioè un qualche cosa che ti manda in... È una scuola formidabile, l'illusionismo, la magia. Io stesso ho iniziato la mia strada proprio appassionato nemico, di giochi di prestigio. Altro nemico del pensiero logico, che richiede comunque abilità, esercizio e pazienza, perché all'inizio non è così naturale. Quanto la logica per immagine dell'attuale mondo della comunicazione, in cui sempre di più si è immersi, rende a volte un po' atrofizzato quella parte del cervello che invece saprebbe funzionare molto bene se semplicemente la tenessimo allenata. Esempio banale: a una persona anziana che rischia un decadimento, il leggere, il fare le parole crociate, cioè tenere attiva quelle, noi invece, come dire, lo perdiamo subito a volte questo allenamento. Sì, far funzionare la mente è proprio l'elisir di lunga vita, cioè mantenersi curiosi, continuare a fare domande, voler sapere, imparare tante cose. Io ho avuto una persona di riferimento vicina, Piero Angela, che tutti conosciamo, ed è arrivato alla sua età, 93 anni, non solo lucido ma pieno di progetti, pieno di iniziative, e lui diceva: guarda, io quando sto in piedi mi sento tutti i miei acciacchi di novantenne, ma appena mi siedo torno a essere un quarantenne, perché ho mille idee, mille progetti. Riuscire a tenerla, se non si hanno problemi naturalmente, stiamo parlando di una salute generale comunque del fisico, se non si hanno problemi nella mente, mantenere la mente accesa e quindi sempre curiosa è il modo che ci tiene più giovani alla fine. E i social ci creano qualche problema da questo punto di vista social, del pensiero logico? Diciamo che la curiosità non la stimolano tanto, è una fruizione passiva che ci fornisce contenuti in qualche modo che sembrano essere quelli che ci interessano, che ci piacciono, ma che non ci danno la possibilità magari di sviluppare, di fare delle domande, di verificare, di subire costantemente un flusso di immagini, di caramelle dolci che ci piacciono ma ci lasciano molto poco. Massimo Polidoro, grazie, così grazie non ci facciamo perdere il treno, eh? Grazie ancora. Grazie. Ciao, Walter, il social e il mago. Sì. C'è qualcosa che ti può dare una spinta maggiore? Io su TikTok seguo dei maghi che spiegano i trucchi. Assolutamente sì. Proprio lì volevo arrivare. Arriva tutto. Ma quelli semplici. Faccio uno step back quelli su quello che possiamo fare anche io e te, Moreno. Cioè, quelli lì. Sì, quelli dove ci vuole, ma sì, 5-6 ore. Un telo, lo tiro su, faccio correre dietro, ho fatto anche la magia, sì. Ecco, siamo a questi livelli, cioè, allora, niente di più. Due cose, faccio uno step back su quello che hai detto. In realtà il discorso sul cognitivo relativo alle immagini è molto importante. Pensa che nel Medioevo un uomo o una donna vedeva in tutta la sua vita non più di 30 immagini raffigurate. 30 in tutta la vita. Essenzialmente quelle sulle chiese. E poi, e tutto il resto invece è un'immagine naturale, cioè vera. Adesso noi ne vediamo 3.000 prima di colazione. Però è un tunnel cognitivo pensare che noi fruiamo meno informazioni. Se tu prendi un esempio che avevo fatto in una conferenza per l'Unione Industriali, se tu prendi un focus di 20 anni fa, c'erano pagine piene e pochissime foto.
adesso Focus ha solo foto e poche didascalie, ma perché noi ci siamo allenati a percepire le cose guardando le foto. Una volta, per descrivere a mia bisnonna che ci fosse l'inquinamento atmosferico e i guerriglieri che deforestano perché fanno passare meglio la cocaina, ci voleva una pagina piena. Adesso tu vedi la foresta amazzonica, delle ruspe che dragano e le punte degli alberi gialle e capisci tutto questo. Quindi in realtà le immagini ti raccontano più cose, le didascalie ti danno le nozioni. Perciò è come siamo allenati a fruire delle informazioni. Quello che cambia, per esempio, nei social è la dipendenza da social. E come tu alleni i social, perché io, per esempio, sono un curioso patologicamente addicted di leggere. Il mio feed è soltanto articoli, stampa, corriere. Io non ho una foto di un gamberetto, di una cena, di due flutti di champagne in mezzo al mare, due che piangono. Non c'è Google una. Non ti consiglia i gattini, insomma. Come? I gattini non compaiono. Me li passa, perché li schippo. Quindi in realtà è come lo alleni e quanto ne abusi. E i social di per sé rappresentano come è cambiato il modo di gestire le informazioni della Gen Z e quindi dei giovani. Io studiavo magia sui libri, che il libro è interessante perché tu hai un libro, leggi e ti dice metti il mignolo inclinato di 18 gradi. Ma esistono ancora i libri così o bisogna seguire i tutorial su YouTube? I libri esistono ma non li leggono. Ah, ecco, e ti dico però la differenza fondamentale, cioè facendo così a volte mettevi il mignolo a 27 gradi e quindi cosa succede? Che inventavi una nuova tecnica e perciò la tua creatività si allenava. Adesso invece i tutorial ti fanno vedere esattamente cosa fare. Ci sono ragazzi e ragazze che fanno delle cose pazzescamente difficili di una tecnica folle, ma c'è zero creatività. Però scusa, c'è anche il rischio che chi ti viene a vedere sappia già anche i tuoi trucchi. Sì, ma io di quello sono contento. Lì devi proprio essere bravo a non far capire che c'è il trucco dietro. Pensa che ci sono degli spettacoli in cui ci sono degli spettatori che ti googlano il gioco mentre fai giochi di magia. Però io sono contento. Quando l'ho questo qua c'ha 120.000 visualizzazioni. Sì. No, ma ti googlano il tutorial, quindi sanno il trucco mentre lo fai. Ma ti spiego perché sono contento. Perché la magia è un'arte profonda che ha degli sviluppi molto più ampi del mero semplice trucco. I maghi si sono trincerati per millenni dietro al trucco perché non conoscevano il trucco. In un momento in cui invece l'informazione è a portata di tutti, vuol dire che tu devi evolvere dal trucco a magia, a arte, a spettacolo più evoluto. E difatti io prima degli spettacoli dico sempre, vi devo svelare un segreto. Gli artisti che vedrete a Sam & Sam 17, 18, 19 maggio, quindi lo ricordo, usano un trucco. Però, ve lo dico, c'è un trucco. Per due ore voi guardate la magia, se vi piace tutto ok. Se, alla fine, se proprio volete sapere il trucco, venite e io ve lo svelo. Non viene mai nessuno. Il discorso è che non deve essere una sfida, devi goderti l'emozione magica. C'è anche la magia del momento che non vuoi rovinare. C'è un film che per me rappresenta la magia, che è The Illusionist. Ok, che pensavo The Prestige. No, prima The Illusionist, The Prestige arriva al secondo, al secondo posto. E c'è anche il giocare con chi conosce già il trucco per far comparire il trucco da un'altra parte. Certo. Per cambiare quello che è il tuo punto di vista. Sì, si chiama in termine tecnico misdirection. Cioè la capacità di farti guardare una mano mentre il prestigio si compie nell'altra. Che è tipica dei taccheggiatori. Esattamente, anche dei giornalisti, dei politici e di un sacco di altre persone. Non tutti i giornalisti, diciamolo. No. Il mio capo, esclusi presenti. Certo, il mio capo quando era a Rai 2 mi disse, ricordati Walter che noi giornalisti pecchiamo non pecchiamo né in pensieri né in parole ma in omissioni. Il più grande peccato di un giornalista sono le omissioni. È giustissimo. Vedi che si svelano i trucchi non solo dei maghi ma anche dei giornalisti. È un pochettino di tante categorie. E quanto c'è nella magia a questo punto proprio però di logica, il discorso che facevamo prima, la capacità di ragionare, la capacità di governare le emozioni delle altre persone, perché è un vero e proprio gioco a ping pong con l'attenzione dell'altro. Io racconto di essere lucidamente schizofrenico perché sono nato mago, poi mi sono evoluto ingegnere e poi ho preso una laurea in psicologia, così mi analizzo da solo perché risparmio i soldi dell'analista. In realtà ho capito poi crescendo che la mia schizofrenia aveva un punto di contatto tra la magia, perché la magia è al centro, l'ingegneria è problem solving, la magia è problem solving, cioè inventi dei problemi da risolvere, però giochi con la mente degli spettatori, quindi è psicologia. Perciò la magia è un punto di contatto, è la crasi tra psicologia e ingegneria.
E dal punto di vista cognitivo, noi esseri umani pensiamo, si dice in modo verticale aristotelico, se io devo andare da A a B vado giù in linea retta il più velocemente possibile. Questo per semplicità, se no impazziremmo se dovessimo pensare... L'asino di Buridano. Esattamente. Se c'è un ostacolo al mezzo, tu tum, 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 rimbalzi come le palle magiche che avessi bloccato. Cosa fanno i prestigiatori? Girano attorno all'ostacolo e cercano strade alternative. Il mondo chiama questo ostacolo impossibile, mentre i neuroscienziati che hanno studiato queste strade le hanno chiamate filosofia del pensiero laterale illusionistico. E poiché noi normalmente, babbani, come dice Harry Potter, non vediamo queste strade, restiamo stupiti. Semplicemente i maghi arrivano nel posto dove non sarebbe possibile arrivare passando da strade che tu non vedi. E questa è la forma di esame di problem solving. In questo Giovani e Imprese per costruire insieme il futuro, quale consiglio ti permetteresti di dare a un giovane? Di sognare, perché il vero problema per cui la maggior parte dei giovani, anzi anche dei grandi, anzi la maggior parte degli esseri umani non realizza i propri sogni è perché non ha sogni. Difatti adesso voi siete a casa, qua c'è un po' di gente che si è fermato, se io vi chiedessi qual è il vostro sogno, il 90% della gente risponde così, la maggior parte delle persone non ha sogni. Prova, fai un sondaggio semplice, chiedi alle persone, chiediamo qual è il tuo sogno, il 90% della gente ti dice cose tipo... In questo stand con le persone che hanno davanti il loro sogno in questo momento secondo me è ore 19 di oggi. Però vedi questo è il problema, questo è il problema. Il problema è proprio qua, perché invece io quando ero giovane e ho fatto infinità di stand, mi spiaceva quando finiva. Perché è il momento in cui sogni, è il momento noi, in cui lotti, lo so, ma voi vi conosco, a voi conosco. Noi domani ci chiederemo dove andiamo a fare la riunione di redazione per iniziare la giornata. Noi comunque ci incontreremo all'ingotto. Quanti chilometri faremo oggi e la vita normale ci farà sentire la mancanza di questi 5 giorni. Il problema è proprio che la gente ha meno sogni di una volta. Quindi il mio consiglio a un giovane imprenditore, ma chiunque voglia essere felice, sognate. E un consiglio, fate sogni grandi. Perché hanno due vantaggi, i sogni piccoli si realizzano subito, quindi ti annoi, e i sogni grandi sono condivisibili, puoi condividerli con più persone, quindi sognate in grande. Sembra quella storia di quella falena che invece di puntare sul lampione puntava sulla luna, lei non l'ha mai raggiunta la luna, le altre falene e il lampione l'hanno trovato, ma è quella che è durata più a lungo. Ed è andata tra le stelle, sì sì, quindi... Per me un imprenditore deve sognare e secondo me è un altro bias, un altro tunnel cognitivo pensare che questo sia un momento di depressione, di tristezza, e perché stiamo guardando la mano sbagliata. Numeri, io sono ingegnere, mi piacciono i numeri, è il momento con la più lunga aspettativa di vita di sempre. Nei primi del 900 aspettativa di vita, calcolando la mortalità giovanile, era di 35 anni. Oggi un bambino che nasce ha un'aspettativa di vita di 87 anni. Siamo nel momento col tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 20 anni. Siamo in un momento dove c'è la maggior scolarizzazione. Siamo in un momento in cui mia mamma, mio papà faceva contadino, negli anni 50 non avevano l'acqua calda in casa e in campagna nel Monferrato non c'era la corrente elettrica. Quindi ci stiamo raccontando un mondo che non è vero. Il mondo è un mondo meraviglioso, perché poche bugie. È vero che c'è la guerra e io ho un grande rispetto e sono solidale con le persone che soffrono in questo momento e auguro veramente, sono cristiano, che il buon Dio ci dia una mano a risolvere tutto. Però dimmi qua quanti di noi hanno rinunciato a mangiare una pizza o comprare un paio di scarpe per la guerra. Quindi la guerra è uno spauracchio del quale siamo tutti in ansia, giusto, ma concretamente la nostra vita, perché siamo nella parte fortunata del mondo, non è cambiata. Quindi guardiamo la mano giusta, se no facciamo come i maghi, guardiamo la mano sbagliata, guardiamo la mano giusta. Siamo in un momento dove ci sono tante opportunità e quindi abbiamo il dovere, ma anche il diritto di sognare per raggiungere queste opportunità. Di questo parlo nel mio libro, cioè le aziende felici sono aziende che credono che il destino dipenda da noi, che prendono il volante della propria vita in mano e iniziano a guidare pensando di andare in un posto bello. Le aziende felici sono anche accoglienti? Soprattutto. Le aziende felici che, vada, io sono ingegnere, quindi non sono per la nuvola di glitter dove scende a pioggia su tutti e tutti ballamo, cantamo e mettiamo sale negli angoli. Just singing in the rain. Esatto. L'azienda felice è un posto, per me, non c'è niente, la vita è meravigliosa. Nulla è impossibile, l'impossibile non esiste, ma non è gratis. Se posso dire, editore, una parolaccia, per ottenere le cose devi farti il mazzo. Vuoi essere felice? Devi lavorare. Vuoi raggiungere i tuoi sogni? Devi lavorare. Vuoi realizzare l'impossibile? Devi lavorare. Lavorare nel senso impegnarti e metterci passione. Se non fai questo, sono solo chiacchiere. E adesso, secondo me, ci siamo abituati a fare un po' di meno.
E questo è il problema. Io e lui che praticamente non lavoriamo, ma ci divertiamo, siamo fottuti. E lo diceva già qualcuno, se scegli un lavoro che ti piace non lavorerai mai. Esatto. Tutta la ma di fatto è il motivo per cui a 52 anni io ho iniziato a fare il mago 9 anni e mezzo, lavoro 20 ore al giorno e mi sembra sempre di andare a dormire troppo presto, perché inseguo sogni da quando ho 9 anni. Grazie di questo bellissimo messaggio, Walter. Un buon salone a te. Grazie. Un buon salone a tutti voi, cari telespettatori. Ciao.